La gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, un video un po' tappabughi. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. In realtà, perché non avevo tempo per registrare questo video, perché come saprete se mi seguite su Instagram o comunque se mi seguite sugli altri social, sono impegnatissima tra un progetto che sto portando avanti insieme a degli amici e la scuola con l'esame di maturità e tutte le varie video lezioni del caso. Quindi purtroppo non sono riuscita a registrare il video che volevo registrarvi per oggi, quindi probabilmente quel video sarà rimandato a venerdì o al massimo alla settimana prossima, quindi a martedì prossimo. Comunque sia, oggi siamo qui con un nuovo video tag che comunque vi piacciono e che comunque magari potrebbero aiutarvi a scoprire qualcosa in più su di me se magari non mi seguite da troppo tempo. Quest'oggi voglio portarvi un tag sulle serie TV, quindi se siete nerd ovviamente questo è il posto giusto, e tra l'altro qual modo migliore di fare un video sulle serie TV se non indossando la maglietta di Breaking Bad con la faccia di Walter White stampata qua sopra. Quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere e di iniziare subito questo video sul canale. Ed eccoci subito con la prima domanda, che è la serie TV che a memoria ricordi di aver visto per prima. La prima serie TV che ho visto probabilmente è stata Hannah Montana. Al tempo non sapevo manco fosse una serie TV, però ovviamente è divisa in episodi e quindi sì, è una serie TV. E probabilmente sì, è la prima che ho visto perché è quella di cui ho più ricordi ed è quella che mi è rimasta impressa, anche perché adesso, per chi non lo sapesse, Miley Cyrus, ovvero Hannah Montana, appunto, è la mia cantante preferita. Domanda numero 2, la serie TV che stai seguendo al momento. Al momento sto seguendo l'ultima stagione di Better Call Saul, che hanno finito da poco di uscire le nuove puntate, e sto guardando Orange is the New Black, che ancora non avevo visto. E mettiamo da parte tutte le altre serie che stanno continuando comunque ad uscire gli episodi, ma che per il momento non sto vedendo per mancanza di tempo. Domanda numero 3, i due personaggi maschili e femminili con relativa serie che hai più amato e quelli che hai più odiato. Allora, come personaggi maschili che più ho amato, probabilmente appunto Walter White e Rick di The Walking Dead. Mentre personaggi femminili, direi Betty Cooper di Riverdale e Michonne invece di The Walking Dead. Domanda numero 4, la serie TV più romantica che hai visto? E qua non ne ho idea. Non penso che Riverdale si possa considerare romantica, e nemmeno Elite. Domanda numero 5. Quale personaggio di serie TV avresti voluto essere? Probabilmente il professore nella Casa di Carta, perché mi piace tutto il sistema di marchingegni, eccetera, che ha programmato praticamente per la rapina. Domanda numero 6. Quale personaggio di serie TV non avresti voluto essere? Probabilmente Skyler, la moglie di Walter White, perché nessuno la sopporta. Oppure Arturito o Gandia, sempre nella Casa di Carta. Domanda numero 7. Due serie TV famose che tu non guardi proprio. Non ho mai visto American Horror Story e nemmeno Il Trono di Spade. Domanda numero 8. I tre uomini più belli delle tue serie TV preferite. Per più belli ci sono sicuramente Miguel e Ran, ovvero Rio di appunto La Casa di Carta, James Lorente, ovvero Denver della Casa di Carta, e Cole Spruce di Riverdale. Domanda numero 9, le tre donne più belle delle tue serie TV preferite. Alex Voss, Orange is the New Black, Michonne di The Walking Dead e Cheryl Blossom di Riverdale. Domanda numero 10, le tue serie TV preferite di sempre, ovviamente Breaking Bad, The Walking Dead, Elite e La Casa di Carta, almeno per adesso. Poi ovviamente la mia top è in continua evoluzione, quindi restate aggiornati. Domanda numero 11, come, dove e quando preferisci guardare le tue serie? Non c'è un orario preciso, però mi piace guardare le mie serie esattamente così. Io seduto sulla sedia, in posizioni stranissime, sicuramente non così come sto adesso, e dal computer, o al massimo dal telefono mentre sono nel letto, perché vorrei anche dal computer, ma ha la batteria fusa, quindi non posso. Domanda numero 12, quale serie ormai finita vorresti che ricominciasse? Sicuramente mi piaceva molto Breaking Bad, ma penso che ogni serie abbia un inizio e una fine precisa. Domanda numero 13, serie preferita in corso? Probabilmente The Walking Dead, dato che è in continuo, appunto, espansione. Domanda numero 14, ship preferita Nadia e Guzman di Elite. Domanda numero 15, ship che proprio non sopporti Carla e Polo, sempre di Elite.
Ok, sono stata interrotta da una chiamata della mia professoressa italiana, ma direi di continuare comunque con il video. Domanda numero 16, la cancellazione che ti ha spezzato il cuore. Attualmente non mi viene in mente nessuna serie che sia stata cancellata, a parte Vis-a-Vis, che però comunque ha un seguito, tra virgolette, con uno spin-off, quindi per il momento davvero non mi viene in mente nulla. Domanda numero 17, la serie che stai aspettando con più trepidazione. Ho iniziato Dark di recente, l'ho anche finita, almeno le prime due stagioni, e sto aspettando con ansia che esca la terza perché ragazzi mi sono azzeccata in quella serie, cioè mi ha preso davvero tantissimo e quindi boh, spero che esca presto. Domanda numero 18, la serie che ti ha cambiato la vita? Questa è una bella domanda, però diciamo che più che altro le serie che guardo io sono serie di intrattenimento, quindi a cambiare la vita mi sembra un po' esagerata come affermazione. Poi magari in un futuro potrò fare un video aggiornato di questo tag e cambiare le risposte, non si può mai sapere. Domanda numero 19. Preferisci guardare le serie quando sono finite o settimana per settimana? Dipende molto dalle serie. Se è una serie che mi piace troppo, la guardo settimana per settimana ogni volta che escono i nuovi episodi, tipo come faccio con The Walking Dead. Mentre finite, se sono delle serie tipo Orange is the New Black, comunque serie che mi piacciono, ma non mi piacciono fino a quel punto, diciamo. Domanda numero 20: serie per ridere. So che BoJack Horseman, non vorrei sbagliare, è molto divertente come serie, però in realtà ancora non l'ho guardata, quindi non so dirvi. Domanda numero 21, serie per piangere. Io non guardo ste cose così, anche perché diciamo che io le serie TV le uso come momento di svago, quindi se mi devo mettere a vedere una cosa che poi mi devo tagliare le vene, anche no, insomma. Domanda numero 22, hai mai pianto per un episodio? Se sì, quale? Al momento no. Domanda numero 23, a quale personaggio assomigli e a quale vorresti assomigliare? Vorrei assomigliare al professore della casa di carta, come già vi ho detto, almeno per quanto riguarda il lato mentalità, ovviamente. Domanda numero 24, serie TV che non riesci a guardare perché la detesti? 13 Reasons Why, e qui probabilmente molti mi linceranno, ma ragazzi, è più forte di me, non ce la faccio ad andare avanti, mi assale una tristezza assoluta che è proprio mi taglio le vene. Domanda numero 25. Serie TV per riflettere? In questo momento non lo so perché quelle che guardo sono appunto principalmente di svago. Però forse qui potrebbe rientrare Dark, che comunque tratta un tema abbastanza carino che potrebbe far riflettere, anche se comunque di genere fantasy più o meno. E infine, domanda numero 26. Qual è la serie che hai abbandonato? Come già detto prima, 13 Reasons Why, perché non mi piace. Bene, detto questo, direi che queste sono tutte le domande per questo video tag. Ve le lascerò magari qua sotto nella descrizione se mi ricordo. Basta che cercate su Wattpad serie TV tag e niente, lo troverete in modo molto molto semplice. Io spero che questo video tag vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che venerdì alle 16 esce un nuovo video sul canale. Adesso praticamente devo andare a fare la video lezione con diritto, come vi ho detto all'inizio di questo video, quindi questo video lo editerò stasera e spero di riuscire a farlo uscire in tempo per domani alle 16. E niente. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo prossimamente. Bella!